Allora, volevo cominciare con questo salmo. Oggi parleremo dell'identità, identità, chiamata, scopo, quello che ha a che fare con le nostre vite. Il salmo 139, dal versetto 13 al versetto 16. Sì, tu hai formato le mie interiora, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose. E io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Questo verso della parola ci fa molto riflettere quanto siamo importanti per Dio. Quanto è importante la nostra vita per Dio. Io credo che noi non arriveremo mai a comprenderlo pienamente quanto noi siamo importanti, perché ogni singolo individuo, ogni singola persona è un individuo a sé e c'è uno scopo ben preciso. Quando Dio comincia a guardare nel grembo di una donna, comincia a mettere nel grembo di una donna qualcosa di nuovo, come leggiamo in queste scritture, lui comincia a formare. Ma quella è solo la parte fisica, ma quello che Dio sta cominciando a formare nel proprio cuore, nel proprio spirito, è il carattere della persona, è l'individuo stesso. Ed ogni singolo individuo è un individuo a sé. Ogni singolo individuo è speciale, ogni singolo individuo ha dei talenti, ha dei doni, ha una chiamata specifica. E ogni aspetto del suo carattere, ogni caratteristica, non è un caso, non è qualcosa che è venuto fuori da sé, ma è un qualcosa che Dio ha plasmato e ha formato nel suo cuore per quella persona. Non esistono persone comuni, non ci sono persone comuni. Ogni singola persona è qualcosa di speciale, di veramente speciale. Vogliamo vedere l'esempio di Geremia. Quando Geremia, nel primo capitolo del libro di Geremia, quando Dio parla a Geremia, dice: la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo, prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore l'Eterno, io non so parlare perché sono un ragazzo, ma l'Eterno mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti coloro ai quali ti manderò e dirai tutto ciò che ti comanderò. Non temere davanti a loro, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la sua mano e toccò la mia bocca, e quindi l'Eterno mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Ecco, oggi ti costituisco sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere, per edificare e per piantare. Qual è stata la reazione di Geremia? Signore, io non sono capace. Qual era il problema di Geremia? Probabilmente il problema di Geremia è lo stesso problema che ancora oggi noi abbiamo. Noi non conosciamo il progetto iniziale di Dio. Noi non sappiamo qual è il progetto di Dio per la nostra vita. Non dico che è sempre così, ma spesso noi non sappiamo chi siamo. Abbiamo difficoltà a riconoscerle, perché non conosciamo il progetto che il progettatore aveva in mente quando ha pensato a noi. Quando Dio ha intessuto Geremia nel grembo di sua madre, conosceva bene la situazione di Israele in quel periodo e sapeva Israele di cosa aveva bisogno. Geremia non l'ha messo lì a caso, a lui serviva Geremia per quello scopo specifico, per quel periodo specifico. E questo, come valeva per Geremia, vale per noi oggi. Quindi nel momento in cui Dio ha formato te, non ha formato una persona qualunque, ma sapeva qual è lo scopo per la tua vita, sapeva qual è l'esigenza per questi tempi, per questa città, per il posto in cui tu ti trovi, e ha messo in te i doni, i talenti, il carattere e la personalità di cui c'è bisogno per questo specifico momento, per questo specifico luogo. Dio non fa le cose a caso. Colui che è il progettatore ha un progetto.
è un progetto, è il suo progetto. Cosa succede però? Succede che spesso noi perdiamo questa direzione, perdiamo questo concetto. Quando Dio forma una persona, dà delle caratteristiche a questa persona. Noi possiamo vedere che ogni persona ha delle caratteristiche specifiche e l'identità della persona ha a che fare con queste caratteristiche. Quando Dio ha in mente, ha in cuore un individuo, principalmente pensa è un uomo e una donna. Abbiamo delle persone che sono un po' più estroverse, persone che sono più introverse, persone che lavorano per un filo logico, altre invece che sono più intuitive, lavorano molto di più nell'area dello spirito. Ci sono persone che sono orientate verso il lavoro e altre invece che sono più dirette verso le persone. Ci sono persone che sono più intellettuali, persone che sono più emotive, persone che lavorano da sole, persone che lavorano con gli altri. Persone che amano programmare tutto e persone che prendono la cosa così come viene. E ognuno di noi è diverso, ha delle caratteristiche. Poi ci sono dei doni che Dio mette in noi, ci sono quelli che vengono chiamati anche doni motivazionali. E noi lo leggiamo in Romani 12, dice chi attende al ministero lo faccia in un certo modo. Ogni cosa che Dio mette nel cuore delle singole persone è un qualcosa che caratterizza quella singola persona. Ci sono delle persone che sono molto più intuitive e hanno capacità a percepire e comprendere probabilmente la parola che viene da Dio in maniera diversa, perché Dio è spirito, comunica spirito a spirito e quindi lavora molto sull'area intuitiva. Ci sono persone che sono chiamate all'incoraggiamento e sanno come poter incoraggiare una persona che sta passando un particolare periodo, oppure semplicemente la sanno incoraggiare e indirizzare verso quella che è la loro strada. Sono persone che hanno un dono per il dare, per provvedere mezzi, risorse, qualsiasi tipo di dare. Persone che hanno caratteristiche dirigenziali, persone che hanno dei talenti naturali. Un esempio lo vediamo sempre in Geremia. In Geremia al capitolo 29 vediamo che Dio dice, allora ha detto, questo per quanto riguarda il dono motivazionale, non lo menzionerò più e non parlerò più nel suo nome, ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa e mi sforzavo di contenerlo ma non potevo. Cosa vuol dire questo? Che il dono motivazionale, quella motivazione che Dio aveva messo in Geremia, Geremia non la poteva contenere. Geremia non poteva spegnere quel fuoco, c'è qualcosa che ci muove, qualcosa che ci dirige, qualcosa che ci conduce, che è qualcosa che Dio ha messo dentro di noi, è insito dentro di noi, da quando ci ha creati. E questo era il fuoco che Geremia aveva dentro. Ogni singola espressione di quello che noi siamo ha a che fare con quella che è la nostra identità, definisce in qualche modo la nostra identità, quando noi riusciamo ad esprimere appieno questi nostri doni, questi nostri talenti, andiamo a definire un po' quella che è la nostra identità e quella che è la nostra chiamata. Ma cosa succede? Qual è il motivo per cui spesso viene distorto questa nostra identità? Naturalmente, ognuno di noi nasce e cresce in una famiglia diversa, in un contesto diverso, in una società diversa, e questo va a formare o deformare, se così vogliamo dire, quelle che sono le caratteristiche di ogni singola persona. Ci sono persone che per poter interfacciare, per poter comunicare con le altre, vanno a creare quella che poi è una falsa identità. A me è capitato da giovane di andare a ricercare una maschera, un qualcosa con cui io potessi rapportarmi con gli altri e non mi mettesse in imbarazzo, magari un po' più sfrontata di quello che io ero realmente, e questo mi permetteva di poter
comunicare col mondo esterno, ma quello non ero io. E quella era una distorsione del carattere di Dio, del carattere che Dio aveva messo in me. Questo avviene anche nel mondo del lavoro. Quante persone per poter avanzare o cercare di essere messe, di cercare di mettersi in buona vista anche sul posto di lavoro, distorcono quella che è la propria identità. Quindi noi viviamo soggetti a delle pressioni che sono sul mondo esterno, che vanno a fare questo lavoro proprio perché nel momento in cui tu non sai più chi sei, quello che è il lavoro che fa il nemico, nel momento in cui tu non sai più chi sei, tu perdi anche quello che è lo scopo per la tua vita e perdi la direzione. Ok? Quindi è molto importante comprendere chi noi siamo. Un altro motivo per cui noi perdiamo questa identità è la separazione da Dio. Perché colui che ci ha creati è colui che ci comunica costantemente, continuamente, chi noi siamo. Il nostro peccato. Prospettiva distorta di leader, genitori della società, perché non sanno chi siamo secondo Dio. Quindi quello che ci trasmettono anche quando noi siamo cresciuti non è in linea con quello che Dio stava cercando per la nostra vita. L'influenza dell'educazione non in linea, l'influenza dei media e le menzogne suggerite poi dal nemico. Queste sono tutte caratteristiche che vanno a minare. Come facciamo quindi noi a capire, a tornare in linea con quella che è la nostra identità? Come facciamo a comprendere qual è il nostro scopo, chi noi siamo realmente? Dobbiamo ascoltare colui che ci ha creato. Dobbiamo ascoltare il Padre che ci comunica, come faceva con Adamo nel giardino. Adamo sapeva chi era, perché costantemente comunicava con il padre, non aveva problemi di identità Adamo, forse li ha avuti dopo, però Adamo sapeva chi era. Quando il padre ha mandato Gesù per il nostro riscatto, non l'ha mandato solo affinché noi fossimo lavati dal peccato e salvati dall'inferno. In Luca c'è un verso molto chiaro, dice perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto, e quindi tutto quello che è andato perduto, tutto il disegno di Dio per la nostra vita, Gesù è venuto a riscattare. Il disegno completo. E questo ha a che fare proprio anche con quello che noi siamo, con la nostra identità, con lo scopo che Dio ha per la nostra vita. E forse dobbiamo essere disposti a lasciare qualcosa. Perché nel momento in cui cominciamo ad ascoltare la parola del Padre e a capire chi veramente noi siamo, forse probabilmente neanche ci riconosciamo in quell'individuo. Allora dobbiamo cominciare a mettere da parte qualcosa che ha a che fare con il vecchio uomo per prendere il nuovo. Come scopriamo la nostra vera identità? Innanzitutto alla nuova nascita avviene qualcosa. Cosa avviene alla nuova nascita? In Ezechiele c'è un passo che dice, Ezechiele 36, dal versetto 25 al versetto 27, spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri, vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. E questo ha a che fare con l'identità. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Quindi nel momento in cui noi ascoltiamo la parola del Padre, nel momento in cui noi veniamo a Dio e nasciamo di nuovo, cosa succede? Dio rimette in noi quel seme dell'identità. Io metto in te uno spirito nuovo. Perché Dio non tratta col vecchio, Dio tratta con il nuovo. E metto dentro questo spirito cosa? Il mio Spirito Santo che ti conduce in ogni cosa. Allora lì c'è la tua identità. Lì c'è chi tu sei. Lì devi scoprire chi sei veramente, ascoltando la voce dello Spirito. Romani 12:1.
Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Per esperienza, come faccio a comprendere qual è la volontà di Dio? Affinché conosciate per esperienza, tu cammini, fai i tuoi sbagli, e l'esperienza che ne trai ti fa conoscere. C'è scritto nella parola: io ti ho affinato nel crogiolo dell'afflizione. Ok? Spesso succede che per comprendere cosa dobbiamo estirpare dobbiamo passare, diciamo, per una via un po' più tortuosa. Questa cosa deve far ribollire un attimino il nostro sangue. Sappiamo che quando il sangue comincia a ribollire viene fuori qualche aspetto non tanto simpatico di noi. E allora dice: eccolo lì. Quello è il momento per cui poter prendere e dire: ok, Signore, io questo lo metto davanti a te, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Perché lo Spirito Santo ce lo mostra, ce lo fa vedere. E questo è un altro dei passi che noi possiamo fare per cominciare a lasciare quello che è il vecchio e prendere quello che è il nuovo. Questo può voler dire anche fare qualche sacrificio. È ovvio. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere. In Isaia leggiamo che le sue vie non sono le nostre, i suoi pensieri non sono i nostri. Allora noi dobbiamo essere disposti a fare questo scambio. Senza il sacrificio, sull'altare non c'è il fuoco. È inutile che chiediamo il fuoco se non abbiamo il sacrificio da mettere sull'altare. Quindi a volte abbiamo bisogno di mettere quel sacrificio sull'altare affinché Dio poi possa scendere con il suo fuoco e benedire. Un'altra cosa che ci aiuta a comprendere qual è la nostra identità sono i doni motivazionali che Dio ha messo in noi. Ci sono delle cose che sono nel nostro cuore, che ci motivano, che ci conducono a fare delle cose che hanno comunque in sé la caratteristica della nostra persona. Noi possiamo essere delle persone che sono portate magari a, non lo so, quando vedi un'esigenza, quando vedi un problema, sei disposto, sei disponibile. Quella è una caratteristica della tua persona. Questi doni, queste caratteristiche che abbiamo dentro, in ogni caso parlano di chi noi siamo, perché è qualcosa che Dio ha messo dentro di noi. Possono esserci dei talenti o delle capacità. Un'altra cosa che sicuramente ci aiuta ed è importante è la conferma e le affermazioni da parte di quelli che possono essere dei padri o delle madri spirituali sulla nostra vita. Cosa succede? Mai, io credo che mai nulla ti cada sulla testa così. È difficile che qualcuno viene da te e ti dice: tu sei fatto così, tu devi prendere questa direzione, e tu non sai perfettamente di cosa sta parlando quella persona. Perché, come abbiamo detto prima, se ci sono delle caratteristiche nel tuo cuore che ti portano e tu tendi ad andare in una direzione, nel momento in cui un mio padre spirituale, una mia madre spirituale mi dà conferma di quello che io sto vivendo, questo sicuramente mi aiuta e mi indirizza sulla strada che io devo percorrere. Ci sono padri e madri spirituali che Dio ha dato alla Chiesa proprio perché possano aiutarci a intraprendere questo indirizzo, questo cammino. Ci sono parole profetiche che possono sempre confermare quello che Dio ha già messo nel nostro cuore. L'ascolto dello Spirito Santo anche a livello personale. A volte ci dice qualcosa che probabilmente noi non avremmo neanche mai pensato, no? 1 Corinzi 2,9 ci dice: ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato e quelli per quelli che lo amano. E nei Efesini leggiamo che noi siamo stati creati per compiere le buone opere che Dio ha precedentemente
preparato affinché noi le compiamo. Un altro mezzo che Dio usa è per affermare è la benedizione del Padre. Guardiamo per esempio Adamo. Quello che è successo su Adamo ed Eva in Genesi 1:28. Dio li benedisse e Dio disse: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Quando Dio benedisse Adamo ed Eva, in quella benedizione c'era lo scopo e il mandato in quel momento per la loro vita. Loro avevano perso il precedente, ma Dio non li lascia sprovveduti di ogni cosa e dice: ok, adesso questo è il vostro scopo, questa è la visione che io ho per voi. Quindi le parole che Dio pronuncia in quel momento sulla nostra vita sono quel seme che entra nel terreno per portare il suo frutto al suo tempo. E quella parola specifica ci aiuta proprio ad entrare nel disegno di Dio. Anche quando Dio benedice Abramo, vediamo questo. La benedizione che Dio ha riversato verso su Abramo la viviamo noi oggi. Tu sarai una benedizione per le nazioni. La benedizione che Dio riversa su Abramo non era atta a restare su Abramo. Dio si faceva chiamare anche il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Perché spesso noi sentiamo questo termine? Perché il disegno che Dio aveva per Abramo non era limitato alla vita di Abramo. Quando Dio dice ad Abramo che avrebbe tratto fuori da Abramo una nazione, noi abbiamo dovuto vedere almeno 3 generazioni prima di vedere i 12 figli di Giacobbe. È un Dio generazionale. E quando ha cominciato un lavoro con Abramo, non ha dovuto ricominciare con Isacco da capo. E con Giacobbe non ha dovuto riiniziare quello che aveva portato avanti con Isacco. La benedizione che Abramo riversava su Isacco e poi Isacco riversava su Giacobbe permetteva questa continuità di portare avanti questo scopo, questa visione che Dio aveva. Vediamo anche in Genesi quando Isacco fa partire Giacobbe perché andasse a trovare moglie presso Labano. Nel momento in cui Abramo lo benedice e gli dice: la benedizione di Abramo sia sulla tua vita, cosa succede? Che Isacco parte e quella notte ha una visione. Si ferma in un luogo, posa la sua testa su un sasso, si addormenta e cosa succede? Dice: ecco, l'Eterno stava in cima ad essa e gli disse: io sono l'Eterno, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. E la tua discendenza sarà come la polvere della terra. Estenderai a ovest e ad est, a nord e a sud, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Io, ecco, sono con te e ti proteggerò dovunque andrai e ti ricondurrò in questo paese, poiché non ti addormenterai prima di aver fatto tutto quello che ti ho detto. Quello che era iniziato in Abramo ed era proseguito nella vita di Isacco, poi adesso lo vediamo sulla vita di Giacobbe. Quindi, allo stesso modo, quello che Dio ha iniziato sulla vita dei nostri padri ha una continuità sulla nostra. Non possiamo dire di poterlo vedere come lo vedevamo con Abramo, perché non è detto che tuo padre e il padre di tuo padre siano stati in linea con quella che era la benedizione di Dio, ma sicuramente ci sono dei padri spirituali che hanno compiuto un lavoro anche in questo posto, anche in questo luogo, hanno portato avanti un lavoro e sicuramente ci sono delle cose che attendono di essere prese per poter essere portate avanti. Ci sono dei lavori probabilmente che non sono stati portati a termine
e Dio aspetta soltanto persone che vanno a prenderli esattamente dal punto in cui sono finiti per poterli portare avanti e non ricominciare da capo. Questo anche ha a che fare con la nostra identità. I sacerdoti a quei tempi erano padri spirituali e anche essi erano chiamati a benedire il popolo. In Numeri 6:21 vediamo che Dio parlò a Mosè dicendo: parla ad Aronne e ai suoi figli e dici: voi benedirete così i figli di Israele, direte loro: l'Eterno ti benedica e ti custodisca, l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, l'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace. Così metterò il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. E questo aveva a che fare con quello che era il cammino che Israele doveva fare. Noi abbiamo bisogno di tutte queste cose. Abbiamo bisogno della benedizione del Padre, Padre fisico, se è possibile. Abbiamo bisogno di quella che è la benedizione dei padri spirituali. Abbiamo bisogno di quella che è la benedizione di Dio, di questa parola che viene seminata nel nostro cuore, affinché questa possa portare il suo frutto e possa aiutarci, ricondurci verso quello che è la nostra chiamata, il nostro scopo. Diciamo, viene chiamato un seme di benedizione. E in questo seme c'è la nostra identità. Nel seme di ogni singolo frutto c'è il DNA di quel frutto. Ogni frutto porta il suo seme, secondo la propria specie. Ed ogni benedizione, ed ogni parola che procede dalla bocca del Padre e arriva nella tua vita, porta il suo frutto. Ed è un frutto specifico, non è un seme a caso. Quando tu ricevi qualcosa da parte di Dio, spirito a spirito, lo ricevi nel tuo cuore, tu lo senti. Quando c'è qualcosa che viene dall'alto e parla alla tua persona, tu lo senti, tu lo sai. Ci sono momenti in cui tu ascolti un canto che magari hai sentito tante volte, ma in quel momento specifico, quando tu ascolti quel canto cantato da quella persona, c'è una comunione spirito a spirito, c'è qualcosa che sta entrando nel tuo spirito, c'è un seme e tu lo sai, perché il tuo spirito è toccato in quel momento. Il tuo interiore è toccato in quel momento. È importante capire chi siamo. È importante comprendere qual è quell'identità che Dio ha messo dentro di noi, per poter ritrovare anche quello che è lo scopo di Dio per la nostra vita. Anche per avere comunicazione e comunione con Dio. Perché con la persona che... Dio non parla con quella che è la nostra falsa identità. Io cerco di rapportarmi con Dio attraverso un qualcosa che io mi sono costruito negli anni, probabilmente non riuscirò mai a sentire niente. Perché è un muro, è una maschera che io ho messo tra me e Dio. Dio parla con me. Dio parla con quello spirito nuovo che ha messo dentro. È lì che vuole arrivare, perché quella è la sede in cui lui risiede. Amen.